Salve a tutti ragazzi e benvenuti in quello che potrebbe essere l'ultimo episodio di Pokémon Snakewood, per l'esattezza il 52esimo. Nello scorso episodio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo svolto la Turmur Chain per catturare appunto il Pokémon leggendario di questo gioco, ossia Turmur. Signori, per il video di oggi ho allenato un Nuzleaf a livello 43 e voi mi direte, va bene Creepy, ci sta, ti sei drogato la sera prima e va bene, adesso lo togli. No signori, vedete che come mossa è esplosione e sarà fondamentale per il video che andrò a fare oggi. Premetto che potrebbe essere un video più lungo del solito e quindi mi scuso in anticipo se durerà davvero tanto, ma ragazzi, oggi faremo gli extra finali del gioco. Niente, la maggior parte delle cose si trova qua dentro e quindi entriamo. Ve lo ricordate lui? Se sì, mi seguite da tanto tempo. Ah, chi sei tu? Che passi di lì? Chi sei tu? Io sono Barkash, io sono un dio vivente. Sei quell'uomo che è venerato dai ragazzi al monastero, colui che non assomiglia a un uomo. Io assomiglio a un uomo, maledetto mortale, ora preparati a morire. Aspetta! E vedete che arrivano Landon e May. Ehi, vai via di qui, Barkash. Oh no, il mio arcinemico, professor Slokerbuten, perdonatemi il tedesco. Devo andarmene, devo volare via. Devo fuggire, insomma, sì. Creepy, non abbiamo molto tempo. Cosa? Dobbiamo andarcene. Cosa? May e io ci stiamo preparando per ascendere a un piano più alto dell'esistenza. Nello stile del gabbiano Jonathan Livingston. Vieni vicino e ti diremo i segreti del tuo passato. Dannazione. Che diavolo è successo? Yo! Ma che diavolo sta succedendo? Sono io, la figlia di Meteor, l'uovo psichico. Che cosa vuoi? Ho la soluzione al tuo quesito sul tuo passato. Direttamente dal Kaltlerin, che è il creatore per chi non se lo ricordasse. Come? Dimmelo! La verità è che il tuo passato non ha importanza. La perdita di memoria è un cambiamento per un nuovo inizio. Qualunque fosse la tua vecchia vita, qualunque cosa tu abbia fatto prima di adesso, qualunque cosa tu fossi prima di adesso, ormai è andato e non tornerà mai più indietro. Quindi dimenticati del tuo passato. Perdi il tuo proposito di ritornare alla tua vita precedente. Cosa? Voglio dire, cosa? Che diavolo di morale ridicola è mai questa? Dai, pensaci un attimo. Che diavolo di finale è? Che diavolo di finale è? Ok, devo cercare di... devo parlarne con il Kaltlerin. Un po' di tempo dopo. Capisco. È stata una chiacchierata davvero illuminante. Che non so se si dice così, però rende l'idea. Non avevo mai visto il mio mondo in questo modo prima di adesso. Questo è stato fatto tutto di proposito, non è vero? Non c'era un piano, non c'era una trama che sopprimeva tutto il resto. Questo è quello che la vera vita è. Confusa, stupida e, quando accade, senza un significato preciso. Mio Dio, ho scoperto la verità sulla vita. Penso che tutto quello che mi rimane da fare è la fine. Addio. Face in the Sky. È stato bello. Ma non ho più bisogno di te. Face in the Sky, per chi non lo sapesse ragazzi, sono io. Cioè, il concetto della faccia che guarda lui dall'alto. Face in the Sky rappresenta noi che giochiamo. Sto per ascendere. No. Cosa? No. Ehi, Skyface, non puoi fermarmi. Sì che posso e lo farò. Sono colui che sta giocando questo gioco, non te. Posso fare tutto ciò che voglio e io dico che non andrai da nessuna parte. E va bene, rimarrò. Ma ricordati, questo vuol dire che non c'è alcuna soluzione. Non c'è nessuna soluzione, appunto. Ecco perché amiamo questo gioco. È così fantasticamente stupido. E in più, il Kaltlerin è un genio. Ed è veramente bello, sì. Ed è fantasticamente bello. Ho già menzionato quanto sia geniale. Sì, ok. Facciamo quello che vuoi. Andiamo, Skyface. Ok, sì, per chi se lo stesse chiedendo, non è la prima volta che registro questa parte. Ecco perché andavo così fluido nella narrazione. Ma comunque, signori miei, proseguiamo perché adesso stiamo per fare qualcosa di stupefacente. Vedete queste Ultra Ball? Ecco. Ma forse lo capirete anche dal titolo del video, dalla miniatura, non lo so.
Ragazzi, questa crate qua può essere fatta esplodere solo utilizzando appunto esplosione. Adesso sapete cosa vi dico? Nuzleaf ha finito di esistere, per la precisione, sì. Sidoti imparava esplosione al 43 e per questo che l'ho portato a tale livello. E ci andiamo a prendere, ragazzi, la Furia Z. Perché proprio lei? Perché penso che sia utile stollare quel Pokémon che incontreremo. E soprattutto un'altra persona che affronteremo, ma no spoiler. Eccoci qua. Allora, metto davanti Magneton, però. In questo modo potrò paralizzare Luca Zamon, il leggendario per eccellenza di questo gioco. Ma aspettate, prima volevo leggere quel cartello, perché se non ricordo male c'è qualcosa di importante. Monte Doom. È incerto dove si trovi questo monte, in quanto è accessibile solo attraverso un passaggio temporale che si è creato, che si è aperto sorprendentemente nel museo di Lilikov, nei sotterranei del museo di Lilikov un anno fa. In ogni caso, è velocemente diventato una destinazione turistica molto popolare e una fonte di lucro per il museo. Le leggende narrano che quando le forze dell'oscurità saranno sconfitte, lo spirito della distruzione si ritirerà qui per riposare e... com'è che si dice in italiano? E risanare le proprie ferite, sì. Direi che ci sta come traduzione. Save state, raga, perché non si sa davvero mai. E iniziamo. Luca Zamon. Allora, Zap Cannon diretto, così lo paralizziamo. Ottimo. E adesso, non lo so, spero che un tri-attack lo regga. Ottimo, refresh, ah, bellissimo, sicuro dalla paralisi. Allora adesso cerchiamo di catturarlo così di ignoranza. Se non ricordo male, ragazzi, questo Pokémon è di tipo Drago Ghiaccio 1. No, niente da fare. Tipo Drago Ghiaccio, appunto. Non vorrei andare errando qua, l'ho rischiato di prenderlo sul serio. Dai, dai che ce la facciamo. Uno. Raga, sarà difficile perché senza poterlo paralizzare è un problema. Uno. Dai, fanne almeno due, rendimi felice. Rendimi fiero di te, Ultra Ball. Grazie. Allora, se non sbaglio, come mosse avrà Refresh, Dragon Claw, Ice Beam e Fairy Dance. E sì, l'ho letto sulla wiki. Ci speravo. L'ho letto sulla wiki, lo ammetto. E cavolo, due volte di fila due. Questo è un miracolo. Uno. Niente a fare, adesso farà zero sicuro. No, invece ne ha fatti addirittura due. Raga, non stiamo andando troppo lontani. Ecco, come non detto. Allora, ancora Ultra Ball. Uno. Dai, fai schifo. Fai schifo. Uno. Dai, ma almeno una volta. Allora, aspettate, curiamoci Magneton perché non ho voglia di sprecare poi revitalizzanti nel caso. Ora che abbiamo la possibilità di non morire contro sti maledetti, non moriamo. Ti ammazzo la vita. Te la ammazzo tantissimo. Dai, almeno fammelo sto giro qua per farmi rosicare un filo. Niente da fare, adesso non si vuole più far catturare. Adesso io velocizzo tutto finché non lo prendo. Voi sapete che io odio fortemente fare queste cose qua nei giochi Pokémon. È proprio una cosa che non sopporto nella vita. Appunto. Oh Gesù. Oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù. Uno. Dai, ti scongiuro, entraci. Uno. Due. Tre. No! Non ci voglio credere. Non ci credo. Ero già lì pronto a sperare. E la cosa divertente, ragazzi, è che non è l'unico Pokémon che dobbiamo catturare oggi. Non è l'unico, cioè, quindi non so quanto potrebbe venire lungo sto maledetto video qua. Critta addirittura. Io dovrei pure bere perché sto morendo di sete, ma adesso la tensione è troppa. Dai. Dai, entraci, ti prego. Quante Pokémon che ho sprecato. No, ha fatto tre giri. Non ci credo, ne ha fatti tre, sono sicuro. Gli tiro una dive ball a caso. Minchia, raga, se lo prendevo con la dive ball, 100.000 mi piace. Mamma mia. Great ball. No, raga, se finisco le ultra ball è un problema. È un problema serio se finisco le ultra ball. Dai, muori. Muori. Non ci credo. Cioè, muori, non è che deve morire in realtà, deve starci 30 ultra, dai! Almeno quando fa tre giri entra. No, 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 no! No, non ci credo mai! Era entrato, raga! Maledetto! Fai schifo, ti ammazzo la vita. Uno, due,
Ti picchio a sangue. Dio mio, se non ti picchio a sangue. Dai, oh, ti ammazzo di botte. Uno. Sto incazzando. Entraci! Ok, è morto Magneton. È ufficiale. Adesso mando Furizeta e ti stollo. No, no. No, no, Struggle. Non Struggle, ti prego. Ti prego, ti prego. No, 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 no. Cioè, non ci credo, raga, no. Fai schifo. E vabbè. Sto mondo fa schifo. Sono felice, ma sono anche triste. Andiamocene. Maledetto bastardo, mi ha fatto penare come un cane. Poi la volta dopo due Ultra Ball e l'ho preso. Ciao, come stai? Ok raga, questo qua ci sfida. Hai sconfitto il mostro sulla cima, vero? Questo mostra uno spirito combattivo. Che cosa vuoi, uomo... no, aspettate. Ah, ok, eroe umanoide stranamente vestito. Non conosci il mio nome? Ma chi diavolo pensi che io sia? Ti dimostrerò chi sono e testerò il tuo spirito combattivo. Ok, raga, questo qua dal nulla viene qua a sfidarmi. E niente, raga, rosico come un deficiente perché veramente ho penato 26 anni e poi questo arriva con molta calma e nonchalance e si fa catturare. Va bene. Allora, questo qua ho preso Furizeta perché, come notate, io non sono sorpreso perché, ripeto, l'ho già fatto, ma livello 100, diciamo che poteva anche mettersi a un livello leggermente più basso se aveva voglia. Allora, facciamo un rest così di ignoranza, così ti stollo male. E non mi fai niente, brutto idiota. Non mi fai niente, brutto idiota. Ok? Svegliati! Bam! Vinto, perfetto. Hai molta più spirale di chiunque altro io abbia mai incontrato. Fantastico! Puoi essere un membro onorario del team Dai Gurren. Sei ubriaco, secondo me. Un'altra cosa, non credere in te stesso, come? Non credere in te stesso, Creepy. Eh? È una cosa molto stupida da... Credi nel me che crede in te. Ok, di solito funziona molto meglio con altra gente. Vattene. Ok, perfetto. Il nostro personaggio è sempre, diciamo, molto, molto fiero. Ok, ragazzi, bene. Abbiamo preso anche Luca Zamon. Abbiamo preso anche lui. Ora vi faccio vedere una cosa sul Pokédex. Notate qualcosa di strano? Già! Manca un leggendario. Quel leggendario, ragazzi, si potrà ottenere solo ed esclusivamente dopo aver catturato Luca Zamon. E... ok. Perché? Mi si è sfanculata la tastiera. Ottimo. Allora, fatemi depositare sto coso. Mi si è sfanculata la tastiera. Mi si è sfanculata. Ok ragazzi, rieccomi qua, ho sistemato la tastiera e adesso, come vi avevo anticipato nello scorso episodio, dovremo andare a Fort Draco. Fort Draco dove ci sarà, ragazzi, la cattura con l'ultimo leggendario del gioco. Beh, oddio, ce ne sarebbero altri. Tipo lui, aspettate, come si chiama? Io non so. Shaderu. Però raga, è impossibile da prendere perché bisogna raccogliere i 50 Broken Heart. E sapete benissimo che Snakewood li infila dove meno te lo aspetti. Quindi quello non lo farò, raga. Sarà l'ultimo leggendario che cattureremo. E allora, sto provando a farla senza flash perché in teoria dovrei aver imparato la strada per andare a Fort Draco. È giù di qua. Poi qui. E poi dovrebbe esserci sta... forse di qua. Sta grottina qua. Perfetto. E siamo già arrivati a Fort Draco. Allora, prima di tutto andiamo a fare una cosa. Allora, prima di tutto vi devo dire che mi sono accorto, ragazzi, che ho registrato tutta questa cosa qua in un save state nel quale
Non avevo catturato Turmur, quindi se non lo vede nel box è per questo. Praticamente in questo save state non l'ho catturato, quindi dovrò rifarlo. Ho ottenuto lui. Mi sono dimenticato di farvelo vedere. Vi mostrerò finito questo episodio dove l'ho ottenuto. Non ci vuole assolutamente niente, ragazzi. Ed è comunque una ray di orange di cioccolato, in sostanza. Già, questo è il livello di demenza di sto gioco. Ma comunque, eccoci qua, Magneton davanti. Andiamo da lui e voliamo alla torre. Vi ricorderete sicuramente questa torre nella quale non si potevano fare, cioè non si poteva fare praticamente niente. Ecco, adesso parlando con sto tizio ci dirà che il Pokémon leggendario è tornato con la pace. Esatto, abbiamo riportato la pace catturando Lucazamon e Psypig. Tra l'altro questo Pokémon qua, ragazzi, ho scoperto che è molto potente guardando altre serie. È davvero un buon Pokémon. A saperlo l'avrei messo in squadra. Ed eccolo lì, l'ultimo leggendario del gioco. Save state, come ho fatto con Lucazamon. Qua c'è pure un coso a caso. Save state. E andiamo. Eccolo qua. Non è neanche bruttissimo, se devo essere sincero. C'è di peggio nel mondo. Allora, l'unico problema suo è che non ho idea del tipo. Penso Drago, se è correlato a Lucazamon. Ma non ne ho la certezza. Già che inizi a fare recover mi stai sulle balle, sappilo. Allora, mandiamo la vita rossa, perfetto. Vita rossa che è fondamentale. Quasi. Quasi di nuovo. Uno, due. Oddio, oddio. Mi stavo sentendo potente prima, che lo stavo per prendere subito. Vabbè che anche Lucazamon, ma non mi ci fate pensare. Non mi ci fate pensare che mi sale il nazismo. Dai. Dai, entraci. Entraci, maledetto. Fai schifo. Entraci. Vabbè, ci avrei la madre ambigola. Cosa ci devo fare io? Ultra Ball. Ti prego, non mi far penare così tanto. Ti scongiuro. Io lo sapevo. Lo sapevo che andava a finire così. Vaffanculo. Non me ne frega niente. Io faccio save state. Voglio finire sto dannatissimo gioco. Non mi interessa, di qua, di là. Fai save state, citi, guardalo che critta di nuovo. E adesso mi è andata di culo. Recover. Che due coglioni quando fanno così, raga. Mamma mia, che fastidio che danno. Recover di nuovo, ma ammazzati con una picca. Ruspa. E tra l'altro il suo nome è bellissimo, cioè tipo Tea Barkan, sembra un terrorista islamico, sembra, non sembra un Pokémon. Io ti provo a catturare così, a ignorare, niente da fare, niente da fare, niente da fare, niente da fare, non ti fai prendere neanche a farti pagare, fai schifo nel cervello, fai. Che nervoso. Ok, School Brush, ma va a cagare su Magneton, la fai sta mossa. Ok, devo star zitto forse. Rock Loopster, vai tu. Dai, ti prego, non può essere così difficile prendere un coso. Ho preso Lucazamon, vuoi che non prenda sto maledetto Hobbit schifoso? Dai, entraci. T'ammazzo di botte. Sì! Vedi che funziona minacciarti, schifoso. Tea Barkan, preso. Ottimo. E anche l'ultimo leggendario, tra l'altro sì, Senex avrei potuto catturarlo, non mi sono fatto furbo. Anche l'ultimo leggendario, ragazzi, è stato preso. Wow! Sapete cosa significa questo? Significa che a distanza di un anno ho finito Pokémon Snakewood. Già. Ho iniziato questa serie mentre ero a... mentre ero via in Inghilterra. La finisco mentre sono via in Inghilterra. A distanza di più di un anno, perché l'ho iniziata a giugno 2015, cioè, ovviamente. È finita Pokémon Snakewood. Ora vi faccio solo vedere, tra l'altro forse te... Ok, perfetto, così otteniamo il Broken Heart, che è una buona cosa, credo. Allora, si trova in questa casa il nostro coso. In sostanza, svolgendo questi puzzle che, insomma, sono totalmente inutili, potremo andare da Caio Tizio, questo qui, che ci darà appunto questo Pokémon. Cioè, questo Pokémon, il coso di cioccolato, raga, l'avete visto prima, insomma. L'arancia di cioccolato, bene. Wow. È finita qua.
Se magari gli zigzagoon non interrompono questo momento. Stiamo qua con un Magneton morto che adesso per pietà revitalizzo, perché mi piace finire la serie con i Pokémon vivi e non con i Pokémon morti. Comunque, signori, due paroline su questa serie che a distanza di un anno è finita. È una serie che ha visto tutti i passaggi del mio canale. E, come dire, l'ho iniziata quando avevo, esagero, 200, 300 iscritti forse ne avevo, anche di meno. La finisco che ne ho 450. La inizio con una qualità video totalmente discutibile, con un audio pessimo, un PC pessimo. La finisco che sono qua, che ho il 3DS di fianco, che devo inviarlo per fare la 3DS Capture. Ed è una cosa bella perché, nonostante questa serie qua abbia mantenuto sempre uno stile molto spartano, uno stile spartano che ho volutamente mantenuto per mantenere un po' di coerenza, questa serie qua le ha passate tutte, cioè ha passato il PC rotto, ha passato la perdita di salvataggi, ha passato l'impossibilità nell'andare avanti perché non ci riuscivo. E nonostante sia finita, nonostante mi abbia fatto sclerare molto, penso che un pochino mi mancherà questa sensazione di ma che cazzo sto facendo della mia vita che ogni tanto mi pervadeva quando giocavo a questo gioco. E niente, spero che questa serie vi sia piaciuta. Spero che l'abbiate vista tutta, è un po' difficile, ma magari c'è qualche pazzo che l'ha fatto. E niente, io vi invito a lasciare un bel mi piace se tutta questa odissea praticamente che ho fatto vi è piaciuta in generale. Consigliatemi se volete dei giochi da portare in futuro, anche se ho già qualche idea, ma non si sa mai, i consigli sono sempre ben accetti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, passate ai social in descrizione come al solito per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo non in Pokémon Snakewood, e mi fa strano dirlo.